abbastanza corretto quello che mi dici. La squadra di Fratelli ha dato sicuramente di più in sofferenza, ma è stata credo molto una sofferenza dettata dal gol a freddo. Certo. Credo che in questo momento di tutto avevamo bisogno, meno che di un gol dopo 15 secondi. Colpa nostra, perché ci sono state delle colpe nostre, sicuramente, da evitare, però è andato di fatto che sicuramente ha complicato questo benedetto primo tempo. È anche vero che se andate a vedere alcune, io non voglio parlare di occasioni da gol clamorose, ma di situazioni particolarmente insidiose o che potevano sbocciare in gol ci sono state nel primo e nel secondo tempo, a differenza forse di quello che era successo domenica, dove non eravamo riusciti a costruire niente da quel punto di vista. La squadra sicuramente nel secondo tempo ha mostrato di aver capito che cosa vuol dire salvarsi, ma credo che questo lo dobbiamo capire un pochino tutti, l'ambiente, la società, i giocatori, perché forse la gente non ha chiaro che cosa vuol dire salvarsi. Salvarsi vuol dire fare blocco comune, avere assolutamente il sostegno di tutte le componenti che possono essere dai custodi, alla squadra, ai giornalisti, al pubblico che per carità è sempre stato presente, credo, io non c'ero ma credo di sì, ma è importante mantenere uno spirito forte. Io mi sono arrabbiato con ragazzi perché ho detto nel secondo tempo ho visto lo spirito di chi si vuole salvare, nel primo tempo non ho visto lo spirito. E allora questo è importante, avere e creare intorno a noi un spirito collettivo e comune per andare a salvarsi, perché qui ci vuole un'impresa. Non ci nascondiamo dietro i falsi alibi, i falsi discorsi, il valore della squadra e il non valore. A me del valore e del non valore non interessa niente. Mi interessa che la squadra si salvi, quelle buone o quelle cattive. Per cui dobbiamo lavorare il più possibile tutti insieme per questo. I ragazzi e io stiamo lavorando, sicuramente in questa settimana ho trovato disponibilità, applicazioni, eccetera, ma il percorso non è semplice, non è che le cose arrivano in 24 ore. Continuiamo, ma il salto lo pretendo da questa partita nello spirito, questo sì. Perché è uno spirito che ho visto solo ed esclusivamente nel secondo tempo di oggi.